600 km per delle ciliegie un po' troppi, sì, però buone. Adesso si può iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Fabio Carrara e sono un fotografo e videomaker e mi occupo di comunicazione e pubblicità per i miei gatti che spaccano tutto. Allora, perché questa location? Questo qui è un piccolo frame, diciamo, di casa nuova. Cioè, casa nuova, nel senso, il video storico dove mostro il mio trasloco ha avuto questo aggiornamento e niente, noi siamo qua. Questa è una parte del tutto e sicuramente però dopo questo video uscirà qualcosa. Lo faccio presto, giuro. Anche perché ci sono un sacco di aggiornamenti. Perché voi vedete tutto questo. Il problema è che qua sotto ci sono... Eccolo qua. Uno e qua e due, che sono i protagonisti praticamente di questo video. Che cosa intendo? Noi in queste modifiche di questa casa, insomma, aggiornamenti, migliorie, abbiamo appunto implementato due figure che ovviamente su Instagram, se non mi segui, seguimi, ok? Praticamente su Instagram ho già spoilerato la cosa. Abbiamo preso due gatti l'ottobre scorso, o hanno già 10 mesi, nel senso, vabbè, sono due gatti rossi. La prerogativa di questi gatti, a quanto abbiamo scoperto, essere stupidi, avere la pazzia, insomma, in testa. Arriviamo al dunque. 2 mesi fa, questi simpaticoni hanno deciso di sradicarmelo dalla scrivania e dato che c'era questo mobiletto, c'era questa cassettiera, mobiletto, insomma, Sembra di vivere tipo coi cavalli schizofrenici. Praticamente avevo questa cassettiera, questo mobiletto, insomma, da un ripiano che mi faceva da rialzo a questo monitor perché appunto era troppo basso, dovevo, quando lavoravo mi ingobbivo, diventavo tipo sempre più smigol. Sono tornato a casa, entro in camera e mi trovo il monitor ribaltato. Trovandomi praticamente in questo scenario infernale, cerco di accenderlo, giustamente non è andata molto. Infatti io, così per ricordo, insomma, per questo monitor, ho tenuto il monitor. Vediamo se si vede. Quelli lì, vedete quelle due lineette del cazzo lì? Lì si è sfondato tutto il monitor, era distrutto, completamente nero, tranne una piccola fettina. Quindi tutto questo per dire che cosa? Che è arrivato un nuovo amico. Praticamente, appunto, non potevo stare senza monitor. Questi 2 mesi io ho chiamato mia mamma e le faccio: mamma, ascolta, mi hanno sfondato il monitor, che cazzo faccio? È sempre storta sta camera. Allora, con l'aiuto di mia madre, allora mi ha dato il suo televisore. Ovviamente non è un monitor, non è professionale, e quindi colori, qualità e via dicendo non potevano, insomma, darmi una mano. Però io ringrazio tantissimo mia mamma, perché sennò... Comunque, mi trovavo questo televisore gigante, insomma, a tipo 20 cm alla faccia, 30 cm, 40, insomma, non di più. Quindi capite bene che lavorandoci non era proprio il wow. Quindi decido di che cosa? Finalmente comprare... No, di qua. Decido di acquistare un monitor che avevo già visto, già recensito diversi personaggi di YouTube, che sono coloro che mi hanno dato una mano poi appunto nella scelta. Volevo prendere un altro modello sempre della BenQ, perché questo qua è un monitor della BenQ, che però tra una cosa e un'altra non era disponibile, insomma. Quindi adesso non mi ricordo qual è la differenza tra uno e l'altro, forse solo i pollici, o forse una era 2K e questo è 4K. Non è una recensione, io non sono capace per ste robe, era solo un unboxing. Il nostro coltellino d'unboxing. Comunque, questo qui è un piccolissimo coltellino svizzero che però in realtà è molto funzionale, perché faccio wata. Facciamo wata e poi wata. Questo qua però, questo qui se lo mangio, smetti di mangiarti le ciliegie. Basta. Perché oltre a fare le bestie loro, a non farmi dormire, diglielo, e mi mangiano le cose, le ciliegie soprattutto. Comunque, signori, eccoci qua. Allora, il problema è uno, che questo monitor costa un casino e io non voglio romperlo, primo. Secondo, i gatti ci sono già saliti sopra, ok? E spero da lì che si veda. Si vede, ciao.
Allora, questo si toglie, come lo... Oh, lo arrabalto così? Questa è un'altra parte, meglio. Non so come aprirlo. Cioè io mi faccio perno col piede e poi tiro. Sì, ok. Ripeto, io non so fare gli unboxing, però, vabbè, foglini e fogliette, bellissimo, un sacco di fili, oh, buongiorno. Parti gli scherzi, ok, quindi abbiamo cavo di alimentazione, HDMI, cavo classico, questi probabilmente devo capire, non ho mai comprato dei monitor professionali, insomma, quindi cercherò di essere il più professionale possibile nella mia non professionalità. Quindi, passando avanti, abbiamo... Penso il... come si chiama? Lo stativo? No, lo stativo non va bene. Il piedino? Il piedino va bene? Il piedino mi piace. Bello. Ah! Praticamente questa parte qui, cioè, è talmente figa sta roba che ha pezzi. Cioè, c'ha pure il pianalino a pezzi. Questo praticamente dovrebbe andare così. Ui, perfetto. Ok, però... Ah, rimane così? No. Com'è? L'ho avvito. Oddio! Ragazzi! Cioè non siamo nella potenza qua. Oppla, chiudiamo. E questo è chi ci ammazza più. Mamma mia, bellissimo, wow. Wow. Yes. Wow. Ok, non penso sia la modalità giusta per... Nel senso, oppla. Io sono emozionato. Chiudiamo questo qua. Che cosa... Madonna, guarda quanti tasti. Bellissimo, e questo? Io non capisco, no? Ma perché io sono una persona così semplice? Signori, comunque, dicevamo, allora, io cercherò di non distruggere nulla, insomma. Qui però devo capire come... Vabbè, comunque, ragazzi, l'unboxing è stato fatto. Io lo monto e ci vediamo di là con il casino. Cerchiamo di capirci. Qua. Esatto. Ragazzi, ho scoperto una nuova cosa. Ok, ho scoperto una roba tipo che se lo devi portare ti attacchi qui, questa maniglia. Comunque, cioè ti attacchi a sta maniglia, tu lo porti in giro. Capito? Io non devo star lì a portarlo con due mani. Io lo tengo ora qua. Vediamo se mi si vede. Allora, il monitor è montato. Mi sembra anche bello strong. Il problema è, riuscirà a resistere a questi gatti? Non lo so. Spero non lo distruggano, sinceramente. Adesso io lo posiziono, cerco di capire questi cavi come funzionano. Questo qui non è il motivo per cui l'ho comprato, però è figo. Non so mai se lo userò, in realtà. Ovviamente il BenQ l'ho preso per una qualità professionale a livello fotografico e via dicendo, insomma, colori. Ci sono 3000 recensioni. Io l'ho preso perché non gira. Come funziona questa? Gira di qua? Oddio! No, io devo tirare un pochino, mi sa. Cioè, io devo tirarlo su? No? Oddio. Mi hanno scammato. Non lo so. E mi si blocca. Ce l'avevo detto che si sarebbe bloccato così. Boh. No, di là, oddio. La telecamera scarica, la macchina fotografica scarica, insomma. Quindi grazie mille, insomma, per aver visto questo video. Spero vi sia piaciuto. Un video un po' diverso, un po' così, giocherellone, un po' cazzaro. Però dai, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Praticamente però